Buongiorno, benvenuti a Filo Diretto. Oggi è l'ultima giornata dell'appuntamento con voi, poi come sempre si riprenderà il lunedì e riprendiamo con l'inizio della stagione una buona consuetudine che è quella di incontrarci più o meno circa ogni 15 giorni con i medici dei nostri ospedali di Alessandria. Ecco, sono state già inquadrate, oggi siamo tutte donne. Allora, grazie alla dottoressa Francesca Cairello, referente dell'ambulatorio di cardiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Buongiorno, Alessandria, buongiorno a tutti. buongiorno, e alla dottoressa Silvia Magrassi, che è dirigente medico della cardiologia pediatrica, sempre dell'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria. Lavorano entrambe al nostro ospedale infantile Cesare Rico, che ricordo sempre è il secondo ospedale pediatrico, quindi dedicato solo ai giovani, fino ai bambini e giovani fino ai 18 anni, del Piemonte. È uno dei 13 ospedali Esatto, pediatrici esatto. italiani, quindi è una zona, è un presidio molto importante non soltanto per Alessandria, perché arrivano pazienti un po' da tutte le parti, e spesso e volentieri non si sa delle eccellenze che ci sono invece vicino a casa nostra, e si iniziano dei lunghi viaggi. Invece spesso e volentieri ci sono proprio persone straniere che arrivano all'ospedale infantile di Alessandria proprio per le eccellenze. Allora, perché ne parliamo oggi? Perché domenica 29 settembre è la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui problemi cardiologici e al mio? E va bene, sono le bellezze della diretta. Nessuno ci può dire che siamo registrati. Va meglio così. Speriamo di sì. Allora, dicevamo, il 29 settembre è la giornata mondiale per sensibilizzare sulle malattie cardiologiche, e in particolar modo lo facciamo per quanto riguarda le malattie cardiologiche che riguardano i bambini. Allora, intanto questo sabato in Piazzetta della Lega ci sarà diciamo, un presidio in cui le famiglie possono passare e farsi dare tante informazioni. Chi vuole iniziare a parlarne? Allora, diciamo che per quanto riguarda il nostro progetto, che è in essere ormai da circa un anno, è un progetto per la prevenzione di... Scusa, il problema, scusa, Sì. signora, Sì? il problema è Ah. Sì, Allora, parlo io. così Parliamo mettiamo a posto l'altro poco. microfono. Perfetto, questo progetto è un Sì. progetto che è stato intrapreso all'incirca da più di un anno. È un progetto a 360 gradi pediatrico, nel senso che è volto a individuare all'interno della nostra provincia, nel nostro quadrante, i bambini che sono a maggior rischio cardiovascolare e quindi anche a determinare quale quota della popolazione pediatrica è a rischio di sviluppare nel futuro una patologia cardiovascolare. Questo perché noi sappiamo benissimo che le patologie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte ormai in età adulta, più del 40%, sono un flagello dal punto di vista economico ed emotivo per Certo. qualsiasi famiglia. Quindi, se si possono prevenire situazioni metaboliche, stili di vita, intervenendo sugli stili di vita o prevenire situazioni che si possono sviluppare a seguito di patologie croniche che possono essere individuate precocemente e su di esse si può intervenire, ecco perché non farlo. E ci siamo quindi posti queste domande e abbiamo pensato di intraprendere questo percorso. Nell'ambito di questo percorso ci sarà una prima tappa oggi Sì. pomeriggio con l'Open Day sul rischio cardiovascolare pediatrico ospitato all'interno del nostro poliambulatorio, che vedrà impegnate alcune figure base nella valutazione sul rischio cardiovascolare, che sono appunto il cardiologo pediatra, l'endocrinologo pediatra, la dottoressa Bertelli, e poi le nostre dietiste, la dottoressa Valentina Caisuti, e le nostre psicologhe, la dottoressa Manfredi e Francini. Quindi verranno fatte delle valutazioni di base e su una popolazione pediatrica che è stata selezionata dai nostri pediatri territoriali con cui c'è un continuo confronto, un lavoro quotidiano, e sono stati quindi selezionati dei bambini meritevoli di valutazione proprio in merito a un possibile rischio cardiovascolare, sono stati inviati alla nostra valutazione. Allora, voi ci avete fornito delle immagini, chi le commenta? Io le Lei, commento, così almeno sì. proviamo se va il microfono. Sì. Va Allora, bene. dottoressa, sì. No, perché abbiamo pensato, noi parliamo sempre della cardiologia pediatrica, del nostro ambulatorio, di Sì. quanti pazienti afferiscono, però
nell'immaginario comune, quando uno pensa alla cardiologia, pensa all'infarto miocardico acuto, perché ovviamente è la patologia maggiormente diffusa nella popolazione adulta. In realtà il nostro lavoro è molto più particolare, è molto più sfaccettato e ovviamente è rivolto a soggetti, a bambini che sono certo. nella fase iniziale della loro vita, anche molto piccoli, anche prima della nascita, quindi in epoca fetale. Per cui ho provato a portarvi 3 o 4 sì. immagini per spiegarvi che cos'è il nostro lavoro. Sì. Allora, vedete, questi sono 2 tracciati ECG. Sì. Quello sotto è un tracciato normale di un neonato, quello sopra è il tracciato di un neonato che è arrivato da noi a 300 di frequenza cardiaca, sì. in scompenso cardiaco, in pronto soccorso, quindi un'emergenza che noi abbiamo gestito con i nostri colleghi del pronto soccorso, stabilizzando il bambino, facendo un ecocardio in urgenza, mettendo un accesso venoso e somministrando dei farmaci per stoppare questa frequenza cardiaca. Tenete conto che un neonato va 100-120 di frequenza, quindi va 300 battiti al minuto. Quindi questa è un'urgenza che noi spesso ci troviamo a dover affrontare e quindi lavoriamo insieme, di concerto con i nostri colleghi del pronto soccorso, della neonatologia, per gestire questi neonati. La seconda immagine... Sì, adesso. E da cosa era causato? Da cosa può essere causato una frequenza allora, così alta? Allora, è causato da una patologia del cuore, praticamente sì, c'è un microfilo muscolare che non si riassorbe durante la vita fetale, che connette in maniera anomala atri venticoli, sì. si chiama fascio di Kent, sì. è una cosa microscopica, che crea un circuito, un loop elettrico proprio sì. all'interno del cuore che scatena questa aritmia. E questo che vediamo invece? Questo invece è un altro bimbo che noi abbiamo seguito, che adesso è stato operato e sta benissimo a casa sua con i suoi genitori, che è nato praticamente letteralmente con un grosso buco nel cuore. Un buco? Un buco. Praticamente sì. si sono formati male il setto che separa gli atri, che sono le camere superiori del cuore, e il setto che separa le camere inferiori del cuore. C'è un'unica grossa valvola dove normalmente ci stanno 2 valvole, la mitrale e la tricuspide. Quanti anni aveva questo bambino? Questo operato? Bambino qua aveva 1 giorno di vita. Ok. Mamma mia, chissà aveva... che... Vabbè, ovviamente è il vostro lavoro, però io mi immagino avere tra le mani un... Voi pensate che diciamo che il cuore certo. è grosso come il pugno della mano, voi pensate certo. al pugno di un neonato e certo. capite quanto è grosso certo. il suo cuore. Certo, certo. Ci sono poi qualcos'altro che ci avete sì. portato? Gli abbiamo portato, questa è stata una brillantissima diagnosi. Mm-hmm. Se mostriamo l'immagine, questo è un ragazzino che è arrivato da noi per uno screening per tutta un'altra patologia. Sì. E la dottoressa Magrassi fa l'ecografia e mi dice: ma guarda, io non riesco a visualizzare l'arteria polmonare sinistra, ho provato più volte, sì, lui è grande, riguardiamo le immagini insieme, effettivamente provando, girando, spostando il bambino non ci riusciamo e sospettiamo che abbia uno sling polmonare. Uno? Sling polmonare che vuol sarebbe? Dire che l'arteria polmonare di sinistra, invece di originare direttamente dal tronco della la polmonare, origina con un unico tronco e poi si biforca in 2 rami, uno va a destra e uno va a sinistra ai polmoni sì. per ossigenare il sangue. Quello di sinistra invece origina in questo caso dal ramo polmonare di destra e si porta dietro la trachea, quindi comprime la trachea. Infatti questo bimbo aveva tossi ricorrenti e è stato trattato per lungo tempo per bronchiti che poi in realtà non erano bronchiti. Risolveva. E quindi il chirurgo è andato, ha tagliato il ramo polmonare sinistro e l'ha riconnesso col tronco della polmonare. Dottoressa Magrassi, che cosa le ha fatto pensare che diciamo che ci fosse qualcosa che non era necessariamente collegato con un'influenza? Beh, è proprio una questione di immagine, sì. nel senso della pratica clinica. In realtà è proprio nella proiezione classica dell'arteria polmonare, non era proprio visualizzabile in alcun modo, nelle varie proiezioni in realtà, anche andandola a cercare a volte in posizioni non consuete o comunque da altri punti di vista, non era proprio reperibile perché era attaccata e inserita sì. in un punto che non era aggredibile da un punto di vista ecocardiografico, per cui abbiamo necessitato di un imaging superiore, cioè di un angiotac. Beh, c'è ancora qualcos'altro che vogliamo vedere? No, c'era no. qualcosa, però per brevità non abbiamo continuato, sì. però le altre slide che avevamo preparato erano un paio riguardanti tutti i corsi a cui noi siamo chiamate come docenti. Adesso io andrò a Castellammare di Stabia a tenere una relazione sulle tachicardie supraventricolari, l'esempio che vi ho portato sì. nei Natali come docente in un congresso nazionale. Faccio parte del gruppo di tutor che tengono il corso di ecocardiografia pediatrica presso Regina Margherita per tutti gli specialisti del Piemonte. Abbiamo moltissime pubblicazioni su PubMed, che è la nostra, diciamo, il nostro motore di ricerca per la libreria della medicina, e poi appunto invece ci occupiamo di
curare i bambini malati, cerchiamo anche con i nostri progetti di prevenire, certo, quello che possiamo prevenire e di insegnare quello che è il buono stile di vita ai nostri bambini. Ecco, fra l'altro, dottoressa Magrassi, abbiamo proprio visto nei giorni scorsi, per stare sulla cronaca, non si trattava di piccoli, di bambini, no? Però si trattava di persone adulte, le cui mogli avevano seguito dei corsi di primo intervento, e sono riusciti a salvare i mariti da un infarto, perché hanno sentito un respiro un po' difficile. Questa che deve entrare all'interno proprio della nostra cultura, sì, già da piccoli. Non è una novità questa. Ogni tanto, scorrendo i titoli magari di qualche giornale, si legge anche di qualche bambino che a scuola, sì, già addestrato, è riuscito a, certo, a salvare il genitore certo, piuttosto che l'insegnante. A me recentemente è capitato proprio all'interno del mio nucleo familiare, sì, in caso contrario, nel senso, il marito ha praticato un massaggio cardiaco assolutamente proficuo e la moglie è sopravvissuta ad un'ischemia molto importante, per cui mantenere un adeguato circolo per i nostri organi nobili è fondamentale, certo. E in questo appunto, sabato mattina ci saranno le colleghe sempre della nostra pediatria, la nostra responsabile del pronto soccorso, la dottoressa Cinzia Marciano e la dottoressa Giusy Perricone, che illustreranno le manovre salvavita e daranno qualche consiglio ai genitori, sempre in piazzetta della Lega. Senta, voi avete parlato anche di psicologhe che vi assistono. Queste psicologhe assistono chi ha avuto un sospetto infarto, quindi un bambino, oppure che ha avuto un problema cardiaco, e la famiglia, o soltanto la famiglia? Come funziona? Dite voi. Sì, sono indicazioni che eventualmente vengono indirizzati in situazioni un po' particolari, nel senso che a volte ci sono delle diagnosi che sono molto impattanti per una famiglia. Recentemente una diagnosi di malattia di Brugada. Era una delle slide che avevamo portato, anche quella, è una sindrome genetica, sì, rara, che però mette a rischio il paziente di morte improvvisa nel sonno. Quindi fare questa diagnosi è fondamentale per poter dare le giuste indicazioni alla famiglia, fare il giusto screening alla famiglia, perché parliamo sempre di screening. Dobbiamo sempre pensare che dietro a un soggetto che ha una malattia con una base genetica c'è una famiglia, quindi, certo, noi curiamo il soggetto, ma ci occupiamo anche di tutto il nucleo familiare da soli o in associazione con i colleghi della cardiologia degli adulti. Certo. E questo è quello che ha detto con noi. Sì, esatto. Questa nostra famiglia. Questa famiglia aveva già un percorso, cioè uno zio, un fratello della mamma che aveva già una diagnosi nota, ma il nucleo familiare non era mai stato preso in carico e la bambina era raggiunta nostra valutazione per un elettrocardiogramma, una prima valutazione cardiologica, dopo aver intrapreso un farmaco antiepilettico che ha ulteriormente slatentizzato questo aspetto elettrocardiografico che è suggestivo per questa patologia. Quindi una condizione che è necessario, di cui è necessario essere a conoscenza se ne si è portatori, per evitare eventuali rischi, appunto l'assunzione di determinati farmaci o situazioni metaboliche che possono mettere a rischio di eventi infausti, insomma. Sentite, quando devono una famiglia, i genitori devono portare un bambino? Cioè c'è un sintomo che magari può diventare una spia rossa, sì, da portarlo al... Varia molto con l'età, dipende molto. Però possono essere delle linee comuni. Sì, ci sono delle linee guida, sicuramente sì. Se parliamo di neonati, sicuramente un neonato che all'improvviso comincia a mangiare meno, tende a essere più soporoso, meno responsivo, tende a dormire, oppure si vedono tutte la faccia che diventa di un colore scuro sul bluastro, le gambine che diventano su quel bluastro, oppure magari un soffio che attenziona il pediatra. Allora in questi casi, un soffio vuol dire un'auscultazione del cuore, che si sente un soffio, allora in questi casi il neonato va attenzionato al cardiologo pediatra. Oppure una dispnea dovuta non a cause polmonari, insomma, il bambino respira veloce, è affaticato, e quindi deve venire cresce da poco. Noi. Per quanto riguarda i bambini più grandi, invece, un bambino che dice che sente il cuore battere veloce, sensazione di dolore toracico, ma non il dolore toracico
tipico dell'adulto, è un dolore toracico diverso quello del bambino, cioè i bambini non hanno il dolore toracico ischemico. Cioè non hanno il dolore alla spalla, alla spalla, no. Allora hanno un dolore diverso, perché molte volte loro riferiscono come dolore, in realtà la sensazione del cuore che va molto veloce, questo sì. gli dà un fastidio, noi normalmente sì. non percepiamo il nostro certo. battito. Il battito che viene percepito può essere un motivo di ricercare il cardiologo per capire se è semplicemente un ritmo accelerato, magari perché il bambino è più agitato, oppure perché ci può essere un problema di tiroide sottostante, o se invece sotto c'è una cardiopatia. Oppure sempre lì, anche lì il soffio cardiaco può essere un'indicazione, ovviamente la sincope senza prodromi, cioè il bambino che all'improvviso mentre corre sviene. Oppure sta camminando e sviene senza certo. dire mi gira la testa, senza un senso di nausea, senza prodromi, all'improvviso sviene. Come se avesse un blackout. Cortocircuito, okay. diciamo. In questo diciamo che noi in Italia siamo molto fortunati, perché lo screening della medicina sportiva a volte ci fa fare diagnosi importanti in bambini apparentemente asintomatici. Proprio di questi giorni ci è capitato di fare una diagnosi di una paziente che è nato con un'unica coronaria. Noi abbiamo due coronarie, la destra e la sinistra. Questo ragazzino è venuto a fare una banale visita cardiologica per qualche strasistole che molto spesso abbiamo, che non è un problema, e abbiamo scoperto invece una problematica importante. Quindi, sempre per tornare al discorso di questa settimana che vogliamo portare nelle famiglie, è importante lo screening, è importante fare i controlli. È meglio fare un controllo in più ed essere tranquilli e andare avanti facendo le cose normali che lesinare un controllo, perché comunque i bambini hanno tutta la vita davanti, quindi il nostro compito è proteggerli e curarli quando è necessario. Un bambino o una bambina che ha avuto un problema, una patologia cardiaca, poi può fare sport anche magari a livello agonistico? Dipende. Ci sono delle linee guida dettate dal COCIS, che è l'ente appunto italiano che si occupa di queste valutazioni, e dipende dai casi, insomma. Ci sono delle valutazioni che vengono fatte a vario livello, sino ad aggiungere poi anche ad una commissione regionale preposta appunto a queste valutazioni. Dipende molto dalla patologia, insomma. Allora, l'azienda ospedaliera è un'azienda ospedaliera universitaria di ricerca. Avete un collegamento con le giovani leve dei medici dell'università? Sì, io batto sempre su questo tasto, perché è molto pomeriggio importante. Saranno con noi. No, è importantissimo trasmettere il valore della medicina. Essere medico significa prima di tutto compiere una missione per il paziente, e non è un lavoro, perché se uno si aspetta dalla medicina il lavoro, il guadagno, non è questo, è altro. Mi sembra di cogliere una un vago. No, sì. Ma non è proprio, perché è sacrificio, comunque. Si sacrifica tanto del proprio essere, della propria vita, della propria famiglia, perché quando c'è il paziente e c'è l'urgenza non si può lasciare, si deve stare. Certo. E quindi questo va trasmesso ai colleghi giovani, il sacrificio che è necessario, però anche la bellezza e la soddisfazione di aver aiutato una persona a sopravvivere, e quindi di aver dato vita alla vita. Dottoressa Magrassi, l'ultima parola aspetta lei, abbiamo 30 secondi, vuole dire qualche cosa per chiudere l'argomento? Sì, vi invitiamo tutti, oggi pomeriggio c'è proprio una giornata in cui sono già stati selezionati i bambini, domani vi invitiamo tutti in Piazzetta della Lega per partecipare con noi a questa giornata di valutazione sul rischio cardiovascolare, con queste prime valutazioni. Poi se ci sarà qualcuno tra i bambini che parteciperanno, che avrà necessità di una valutazione un pochino più approfondita, verrà sicuramente agganciato ai nostri ambulatori per intraprendere un percorso e per poter intervenire quindi precocemente su fattori di rischio che possano predisporlo a patologie a breve termine nell'età adulta. Tutta la giornata sarete in Piazzetta della Lega? Sì, noi prevalentemente al mattino. Benissimo. Poi i colleghi proseguiranno. Bene, allora grazie alla dottoressa Francesca Cairello, referente dell'ambulatorio cardiologia pediatrica dell'azienda universitaria di Alessandria, e grazie alla dottoressa Silvia Magrassi, dirigente medico della cardiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria. Grazie per essere stati con noi. Grazie, ora vi lascio grazie a voi. Arrivederci.